Salve a tutti. Imbeccare un pappagallino non è difficile come sembra. Serve soltanto conoscere quelle poche regole fondamentali. Allora, prima di tutto prepariamo tutto il necessario. Allora, una siringa senza ago, ovviamente. Allora, un bicchierino da caffè pieno per metà o per un terzo, dipende dal bicchiere. Il Nutribird A21, che va bene per qualsiasi tipo di pappagallino, e della carta. Allora, per la quantità vedete voi, deve essere non troppo denso né troppo liquido e ovviamente non deve avere grumi. Come densità va bene come uno yogurt. Ancora troppo liquido. Allora, questo Nutriboard è una polvere che contiene tutto il necessario per lo svezzamento del pappagallo. Quando per caso non ne avete a disposizione, magari è finito o qualcosa del genere, va benissimo anche la semola di grano, però che non ha tutte le proprietà che ha il Nutribird. Allora, prendiamo il pappagallino. Allora, questo è un calopside, è un cocorite di una trentina di giorni. Mangia da solo. Se per caso non vi mangia perché ancora non è abituato o qualcosa del genere, basta fargli una leggera pressione sul lato del becco. Vabbè, ormai. Come quantità basta vedere il gozzo, che è questo qua. Sentite con le dita se è duro. Il gozzo è pieno. Non dovete dargliela finché vuole lui, perché lui mangerebbe fino a scoppiare. Vi dovete regolare. Come invece le dosi e l'orario dipende da quanto è grosso il pappagallo. Dai 10 ai 20 giorni, ogni 3 ore, ogni 2 ore. Dai 20 ai 30, anche ogni 4 ore, dai 30 in poi 6 ore, 7 ore, gradualmente sempre di meno. Vedi, ora lui ne vorrebbe ancora, però c'ha il gozzo pieno, quindi basta, ora va a dormire. Se si sporca lo pulite. Quando ormai non mangia più la pappa, gli potete dare le spighe di panico, e che sono delle spighe di semini secchi che potete trovare in qualsiasi uccelleria. Al prossimo video da Albi. Ciao.